Signore e signori, buonasera. Benvenuti al nostro terzo appuntamento con le note di Chopin, da un'idea di Giovanni Belloni che abbiamo realizzato anche grazie ai consigli del maestro Vincenzo Balzani e con il sostegno di Piano Friends, l'associazione capitanata dalla professoressa Katia Iglesias, che si occupa di sviluppare e a far crescere il talento dei giovani pianisti. Sarà con noi sempre in collegamento da casa sua a Milano, Monica Zhang. Chiederei a Giovanni Belloni, provo a guardare nel monitor se possiamo collegarci con Monica per vedere se è già pronta. Direi che Monica si stia ancora concentrando. Abbiamo visto il suo micio e se fossi Titti il canarino potrei dire mi è sembrato di vedere un gatto. Torniamo a noi. Ah, a proposito di gatti, ma sapete che abbiamo ricevuto tanti, tantissimi complimenti per la seconda puntata, anche per la prima, a dire la verità. Ma quello che mi ha fatto veramente sorridere e un pochino ingelosire è che tre o quattro di voi hanno fatto i complimenti in quest'ordine: a Monica, al gatto, a me e a Chopin. Ora, per me non è un problema, ma il povero Chopin finire in quarta posizione, beh, insomma, è proprio il vostro affetto che veramente ha sovvertito ogni logica di una graduatoria. Quindi Chopin, Monica, il gatto e io, naturalmente. Bene. Allora, che cosa vi raccontiamo? Ah, poi mi hanno chiesto, tante persone hanno scritto dicendo: ma chissà quant'è bello il Teatro Belloni, non l'abbiamo mai visto, abbiamo visto delle fotografie che sono stupende, non ci potete dire qualche cosa di questo magnifico teatro? Allora, in pochissime parole, grazie all'aiuto di Giovanni Belloni che mi supporterà con delle immagini del suo meraviglioso teatro, vi dico qualche cosa. 1875, siamo a Barlassina. Barlassina si trova a nord di Milano, vicino a Meda, siamo in Brianza. Una famiglia, la famiglia Belloni, ha una grande tradizione, sta sviluppando un'altra grande tradizione, quella dell'ebanisteria, che poi diventerà man mano invece la costruzione, la realizzazione, l'ideazione, il disegno, la costruzione di mobili di alto pregio. È un'azienda che opera tuttora sul mercato internazionale, conosciutissima, e si dedica alla realizzazione appunto di mobili di altissimo pregio. Alla fine degli anni 90 del Novecento, le richieste del mercato sono tali da far sì che Marco Belloni decida di costruire un capannone più grande per ospitare tutte le macchine e dare lo spazio agli artisti, agli operai e che si occupavano appunto della realizzazione dei suoi mobili. E lo spazio in cui c'erano i vecchi macchinari rimane vuoto, rimane inutilizzato, vuoto e triste. E allora corona un disegno folle, un desiderio incredibile che aveva sin da quando era bambino, quello di realizzare un proprio teatro, un teatro dedicato all'opera. Sì, perché sua nonna, quando stendeva i panni, cantava delle arie, soprattutto quelle di Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. E Cavalleria Rusticana sarà proprio l'opera che nel 2010 darà il via alla stagione teatrale del Teatro Antonio Belloni. Siamo entrati nella undicesima stagione che contiamo di riprendere appena ci sarà possibile e continueremo con i nostri spettacoli, con i nostri concerti narrati a stupirvi. Faremo in ogni caso del nostro meglio. Ma veniamo all'appuntamento di questa sera. Partiamo con uno scherzo. Beh, uno scherzo sappiamo che cos'è, ma in musica che cos'è uno scherzo? È la prima volta, una delle prime volte, se non la prima volta che viene utilizzato, che viene coniato questo termine, è da Franz Joseph Haydn nei suoi quartetti. Lo scherzo va a sostituire il minuetto, poi passerà in maniera importante nelle opere, di Beethoven. Lo scherzo ha la funzione di stemperare la tensione, è generalmente posto in terza posizione, magari in una sinfonia o in una sonata, così che dopo l'allegro iniziale, il tempo lento, l'adagio del secondo tempo, fa un po' da cesura, dà un attimo di respiro col suo tono facile, gaio, spensierato, prima del finale, che è quasi sempre importante. Ci sono naturalmente alcune eccezioni.
una per tutte, la nona sinfonia di Beethoven, in cui viene lo scherzo viene spostato in seconda posizione, perché il primo movimento è così ampio, così denso di idee, che aspettare di farlo seguire da un adagio sarebbe tutto sommato troppo. E per rimanere poi in Chopin, mi viene in mente immediatamente la sonata numero 2 per pianoforte, in cui lo scherzo prende la seconda posizione. Quando scrive questo scherzo in si minore opera 20, Chopin ha appena lasciato Varsavia. Ci sono i famosi moti del 1830 e Chopin va a Vienna, arriva nella capitale, una delle capitali della musica insieme a Parigi. Era già stato un paio d'anni prima, ma questa volta deve suonare un concerto molto molto importante, e scrive tutto emozionato a casa: abbiamo iniziato le prove, però l'orchestra non è un granché, allora devo fare delle modifiche, devo vedere, improvviserò qualche cosa. Chopin aveva già composto il primo e il secondo concerto per pianoforte, Fa minore e Mi minore. È la sera di Natale. Si va in chiesa a Stephansdom, il Duomo di Vienna, ed è completamente solo. Sente, scrive in una lettera, che sentiva solamente i passi del sacrestano. Ha da poco ricevuto la triste notizia della caduta di Varsavia e gli viene in mente un canto polacco, un canto di Natale, un canto che sarebbe una sorta di ninna nanna, la ninna nanna che la Vergine Maria canta a Gesù bambino appena nato, che piange e che deve essere confortato, deve essere rassicurato e addormentato con una dolcissima ninna nanna. E questa ninna nanna noi la troviamo proprio al centro, nel cuore dello scherzo in si minore, opera 20. È uno scherzo che è invece molto molto agitato, molto movimentato, anche perché che ha un'ispirazione che viene, oltre che da questo suo contatto personale con la realtà viennese e con la tragicità degli avvenimenti che erano in corso in Polonia. C'era stata appunto la caduta di Varsavia, lo zar Nicola I, che era da poco diventato re della Polonia, aveva represso nel sangue la rivolta. Quando Chopin arriverà poi a Parigi, andrà dall'editore Schlesinger, Moïse Schlesinger, per pubblicare lo scherzo in si minore, opera 20. Chi era? Perché ogni tanto noi parliamo di editori, ma non ci rendiamo conto dell'importanza che abbiano avuto per i compositori, soprattutto nell'Ottocento. E Schlesinger, il vero nome era Moritz Adolf Schlesinger, veniva da una famiglia di origine tedesca, si era trasferito a Parigi. Era un uomo di grandissima cultura. Nel 1840 e anche nel 41 terrà a lavorare presso di lui un giovane compositore, Richard Wagner, che era rimasto assolutamente senza mezzi, si era rifugiato a Parigi, aveva scritto una sceneggiatura bellissima per un'opera che doveva essere fantastica, voleva musicarla a tutti i costi, ma non aveva il denaro per farlo. Allora dovette vendere, fu costretto a vendere la propria sceneggiatura a un compositore a Parigi, tale Louis Dietsch, che pubblicò per primo Le Vaisseau Fantôme, Il Vascello Fantasma. Non ebbe successo, ma nel corso di qualche anno Wagner fece, operò delle modifiche alla sceneggiatura e portò in scena Der Fliege der Holländer, Il Vascello Fantasma. Schlesinger fu anche la persona che fece incontrare per la prima volta Wagner e Liszt. Liszt era un Don Giovanni sulla scena parigina, e fu il personaggio, il pianista che ricorre nella Dame aux Camélias quale pianista odioso, inviso all'autore Alexandre Dumas fils. Perché? Perché aveva una relazione d'amore con la donna più bella, tutto sommato, la ragazza più bella di Parigi, Alphonsine Duplessis, che nel romanzo diventerà Marguerite Gautier e che nell'opera di Verdi, La Traviata, diventerà Violetta Valéry.
Ascoltiamo allora di Friedrich Chopin lo scherzo in si minore, opera 20, interpretato da Monica Zan. Thank you.
Bravissima, questo scherzo in si minore opera 20 è stato da te magistralmente eseguito. E vi avevo raccontato qualcosa di questo scherzo e vi avevo accennato a una fonte letteraria, quella, ritorniamo sempre al nostro amatissimo Adam Mickiewicz, amico di Chopin e grandissimo poeta polacco di origini lituane. Lo scherzo sembra che sia stato ispirato da uno dei più grandi poemi del romanticismo polacco. Il titolo è Giadi, è diviso in 4 capitoli ed è così importante che venne paragonato nell'Ottocento e fino ai primi del Novecento, soprattutto in Polonia, come appunto un grande capolavoro polacco a livello del Manfred di Byron e del Faust di Goethe. È stato scritto nel periodo della rivoluzione, della grande rivoluzione di novembre, nel momento della massima oppressione da parte dei russi, e lo zar Nicola I, che era da poco diventato anche re di Polonia, ridà vita grazie alla penna di Mickiewicz a un grande personaggio della mitologia lituana, Konrad Wallenrod, che troveremo poi nella ballata numero 1, che sarà proprio ispirata al poema Konrad Wallenrod. C'è una battaglia in questo scherzo, se noi andiamo a leggere il capitolo terzo di Giadi, c'è una battaglia tra angeli e demoni. Il personaggio principale, che poi si identifica con Konrad, vive questo incredibile dramma della società polacca. E verso il termine del capitolo terzo, l'autore scrive che la nazione polacca è come la lava. Fuori è dura, la crosta è durissima ed è brutta a vedersi, ma all'interno c'è un fuoco inestinguibile che può durare per centinaia e centinaia di anni, e guai a chi romperà la crosta della lava. C'è un senso patriottico che va a permeare tutto questo poema, questo grande poema che ha ispirato Chopin nella composizione dello scherzo, un senso patriottico e un senso cristiano. La dedica è per la sorella Louise, la sorella che nel 1849
corse a Parigi. Friedrich l'aveva chiamata, le aveva scritto che stava sempre peggio, che aveva paura di morire. E allora Louise corse portando con sé il marito e il figlio e arrivò quasi al capezzale del fratello, che poi si spense nell'ottobre, 17 ottobre 1849. E Chopin volle sul letto di morte una sua carissima amica, una cantante, Delfina Potocka, che era tra l'altro una fine ritrattista e che aveva dipinto un celebre ritratto di Chopin in periodo giovanile. E allora che cosa fece Chopin? Chopin, che ha sempre amato l'opera e che ha amato tantissimo l'opera di Bellini, non volle sentire della sua musica per accompagnarlo negli ultimi istanti di vita, ma chiese a Delfina di accompagnarsi al pianoforte e di cantare un'aria meravigliosa, un'aria struggente, il finale della Beatrice di Tenda di Vincenzo Bellini a Se un'urna a me concessa. Abbiamo trovato una registrazione storica con la grandissima soprano Leila Gerger. Thank you.
È venuto il momento di ascoltare un notturno. Quando si parla di notturno, di pianoforte, beh, viene immediatamente in mente Chopin, chi altri? Beh, qualcuno sa anche magari di John Field, ma scommetto che pochi di voi sanno che il primo compositore ad aver apposto il termine notturno, il titolo notturno, sul frontespizio di una edizione a stampa fu un italiano. Era un cantante, era un tenore, si chiamava Felice Blangini. Aveva già composto delle opere liriche e un giorno aveva deciso di comporre dei brani a due voci accompagnate dal pianoforte oppure dall'arpa, e quando andò all'edizione l'editore gli chiese: ma qual è il titolo di questa composizione? Ah, si tratta di Notturni. E dopodiché, è importante ricordare una cosa, che era un cantante, quindi la linea del notturno è quasi sempre una linea, si immagina che sia come una linea vocale, un canto notturno possibilmente, un canto dolce e disteso. E il grande vero inventore, comunque compositore, che scrisse per prime dei notturni per pianoforte fu John Field, un compositore irlandese che fu molto amato da Franz Liszt. Franz Liszt ne curò l'edizione, la prima edizione a stampa dei 18 notturni di John Field, e nella prefazione scritta in lingua francese, tradotta in tedesco e in inglese dagli altri editori di questa appunto pubblicazione, Liszt canta la facilità espressiva di Field, la sua concezione armonica molto molto interessante, molto innovativa, e queste cascate di note che danno idea di freschezza, di aria quasi che spira attraverso lo spartito. Un compositore che allora nell'Ottocento era estremamente amato, molto eseguito, e che poi è caduto così nel dimenticatoio, è stato obliato nel corso degli anni. Ogni tanto lo si cita proprio perché è stato lui il papà, insieme a Blangini, dei notturni, che poi Chopin ha trasformato in una vera e autentica opera d'arte. Notturno ricorre tantissimo nel periodo romantico, penso per esempio ai dipinti del più importante pittore del romanticismo tedesco, Caspar David Friedrich, e mi viene anche in mente questo notturno che adesso Monica Zahn eseguirà per noi, ed è il notturno numero 20 in do diesis minore, opera postuma. Ha una caratteristica particolare: è stato l'ultimo brano a essere eseguito da Radio Varsavia prima della capitolazione di Varsavia, e quindi il sequestro da parte delle truppe naziste della trasmissione da parte di Radio Varsavia, e sarà il primo brano a essere nuovamente eseguito una volta che Varsavia sarà stata liberata e al termine del secondo conflitto mondiale. Ascoltiamo allora con Monica Zahn il notturno numero 20 in do diesis minore, opera postuma di Friedrich Chopin. Thank you.
io la spingevo, dicevo esci, esci subito, esci. Però Monica, quando suona è in un altro mondo. Appena finisce e c'è il pubblico, allora io vorrei un altro grande applauso che mi raggiungesse Monica Zan. Bravo Monica, bravissima, bravissima come sempre. Per te i veri applausi dal Teatro Antonio Belloni di Barlassina arrivano da lontano, arrivano dal 2018 in occasione del tuo debutto al Teatro Belloni, appunto. Grazie di cuore al maestro Scarduelli e alla famiglia Belloni per avermi dato questa bellissima opportunità di suonare in diretta. Grazie a tutti gli amici del Teatro Belloni. Un grazie immenso a tutto il pubblico che mi ha ascoltata in questi fantastici 3 appuntamenti e ovviamente ringrazio anche i miei maestri che, nonostante questa particolare situazione, mi hanno sempre supportata. Grazie a tutti, ci vediamo presto! Un bravissimo a Giovanni Belloni che ha seguito con un'incredibile precisione, con senso del ritmo, la regia e ha potuto così intervallare, o meglio sottolineare la mia narrazione e tante volte anche l'incipit dei brani che Monica ha interpretato ed eseguito per noi con delle immagini molto belle, molto interessanti. Grazie veramente soprattutto per aver avuto l'idea di organizzare questi 3 incontri dedicati a Chopin. Cosa abbiamo scelto nel corso di queste? Ecco, se io adesso dovessi operare una sintesi su quello che abbiamo visto e ascoltato nel corso delle 3 puntate, intanto abbiamo scelto un periodo ben definito, il periodo, diciamo, giovanile e l'inizio dei primi viaggi dell'essersi stabilito a Parigi, quindi 1829, 1835, 1836. Perché abbiamo iniziato dal 1829? Il 1829 per il musicista Chopin è un anno importante, ma per il ragazzo 17enne, 18enne è ancora più importante. È l'anno in cui conosce una bella ragazza, Costanza, si innamora di lei perdutamente. Lei sarà il suo primo vero amore. Abbiamo iniziato ascoltando nella prima puntata la Grande Polonaise Brillante preceduta da un andante spianato, un brano patriottico iniziato a scrivere nel 1829 e poi verrà in seguito preceduto da un andante spianato, una sorta di notturno che Chopin scrive e poi collega in maniera magistrale alla Grande Polacca. Poi siamo entrati nel mondo intimo di Chopin ascoltando 3 degli studi dell'Opera 10, il numero 3, il 4 e il 12. Perché siamo entrati nel suo intimo? Perché abbiamo scoperto la musica che lui scriveva per se stesso, per essere in grado poi di interpretare delle sonate, le proprie sonate, i propri brani che scriveva nella migliore maniera possibile. Quindi il 3 era dedicato al cantabile, alla voce umana trasferita alla tastiera, il numero 4 alla sincronia, al sincronismo tra la mano destra e la mano sinistra. Il numero 12 è quello soprannominato in maniera spuria la caduta di Varsavia, oppure lo studio rivoluzionario come venne definito da Franz Liszt, invece che è dedicato alla mano sinistra, all'indipendenza della mano sinistra, con delle scale e delle sincrome ascendenti e discendenti che mettono a dura prova veramente l'indipendenza del braccio sinistro, della mano sinistra da quella destra. E questi erano alcuni studi che abbiamo ascoltato, 3 dell'Opera 10. Poi siamo entrati nel mondo meno conosciuto di Chopin, quello poetico, con la ballata numero 2. Una ballata che sembra sia stata ispirata, come le altre 3, da poemi o da sonetti di Adam Mickiewicz, uno dei più grandi poeti polacchi. Lì Chopin che cosa fa? Non prende spunto e poi crea da questa ballata,
dalla ballata o dal sonetto di Mickiewicz, della musica descrittiva. Tutt'altro, estrae la forma, l'intelaiatura del sonetto, in questo caso del sonetto italiano, e lo trasferisce alla struttura musicale, che non è più quindi una sonata, una forma sonata, non è una forma rondò, non è una forma sonata, rondò sonata, ma diventa una vera e propria ballata letteraria accompagnata da note musicali. E poi oggi cosa abbiamo ascoltato? Uno scherzo e un notturno, e siamo entrati così dal 1829 al 1836 nel mondo privato, nel mondo di Chopin. Siamo arrivati proprio alla fine. Ecco, mi stavo dimenticando, quando ho nominato il cantabile intendevo che in Chopin c'è sempre, nel corso di tutta la sua vita, di tutta la sua carriera, un interesse molto profondo per l'opera, per l'opera soprattutto italiana. Già nel 1826 ho scovato un tema della Gazzaladra che viene inserito all'interno della Polonese in si bemol minore, e esattamente nel trio. Se voi l'andate ad ascoltare, una delle primissime polacche scritte da Chopin, ritroverete uno dei temi della Gazzaladra di Rossini. Rossini era spesso eseguito a Varsavia, e Chopin aveva ascoltato per esempio la prima rappresentazione a Varsavia di Otello, di Rossini appunto, poi se non sbaglio anche un italiano in Algeri. E poi gli piaceva questo mondo, lo adorava, avrebbe voluto scrivere un'opera. Vi avevo detto nella prima puntata che si era accordato con un librettista polacco per realizzare, per comporre un'opera, e il librettista aveva iniziato a scrivere per lui un libretto dedicato all'epica del suo paese, all'epica della Polonia, ma poi non se ne fece nulla. Certo che Chopin nel corso di tutta la sua carriera fu estremamente permeato dalle esperienze che venivano dall'opera italiana, e forse perché l'opera rappresenta un mondo speciale. Lui volle anche prendere negli anni intorno al 1827-1828 delle lezioni private di italiano per meglio comprendere i testi delle opere che ascoltava, le prime che ascoltava e che avrebbe ascoltato una volta nel 1831 stabilitosi a Parigi. E gli piaceva, il mondo dell'opera gli piaceva perché era un mondo magico, un mondo in cui ad esempio un cigno, nella favola dello zar Saltan, opera di Nikolaj Rimsky-Korsakov, si trasforma in una bellissima principessa. Un cigno che nel poema sinfonico Il cigno di Tuonela di Jan Sibelius è il guardiano dell'isola di Tuonela. Un cigno che nuota sul fiume Tuoni, che circonda questa, in parte, che separa dalla terraferma l'isoletta di Tuonela, e che canta un canto triste che tiene lontani tutti quelli che si vogliono avvicinare. Ma soprattutto il mondo dell'opera è quel mondo magico in cui, come diceva Stendhal, un personaggio, seppur ferito a morte, continua a cantare sino al suo ultimo respiro. Lasciamoci quindi con la lirica, con l'opera, ancora con Maria Callas. Tristano e Isotta, dolce e calmo, sorridente. 1949, Maria Callas.